prima domanda la rivolgiamo all'onorevole Gaga, che ringraziamo, diciamo, di essere intervenuta. Mi ha fatto cenno prima Monica Guida, diciamo, il tema centrale di questo incontro è quello dell'integrazione, della, diciamo, necessità di integrazione delle strategie, della pianificazione, degli interventi, di superare, diciamo, quell'approccio che ha contraddistinto un po' la gestione dei corsi d'acqua settoriale. Da questo punto di vista un grosso impulso è stato dato appunto con lo sblocco Italia, questo famoso comma 2 dell'articolo 7 a cui tutti quanti ci attacchiamo in questo momento, e che dice chiaramente in maniera esplicita di privilegiare gli interventi integrati, che quindi pensino da una parte al rischio idraulico e dall'altra alla tutela della biodiversità, al ripristino degli habitat, alla qualità ecologica e anche, diciamo, in maniera esplicita agli equilibri, diciamo, geomorfologici. La domanda è: questo articolo rimane un caso isolato o ci sono, diciamo, degli altri provvedimenti normativi in itinere che vanno sostanzialmente nella stessa direzione, soprattutto anche per ridarci un po' di ottimismo dopo le poste previsioni di Gaga, no? Che punto è la legge sul consumo di suolo? Grazie per l'occasione di ragionare su questi temi in un contesto, diciamo così, anche qualificato, quindi si rischiano ovviamente delle riflessioni sul lavoro parlamentare legislativo e quello invece di concreto che anche le ultime esperienze ci hanno raccontato. Non so cosa abbia detto Carta, naturalmente era pessimista per altre ragioni che sono state già superate, però calcistica, diciamo. Ma in realtà la legge sul consumo di suolo, di cui sono la correlatrice insieme al collega Fiorio, sta andando avanti. Io non sono così pessimista, sono realista, nel senso che a fronte di 450 emendamenti orientati su un nuovo testo base che già doveva in qualche modo recepire gli orientamenti sia dai nuovi ministri che dai colleghi della discussione parlamentare, è chiaro che è un lavoro impegnativo. Tocca un tema chiaramente molto sensibile su cui si incontrano anche molte resistenze. Noi siamo arrivati, giusto per darvi, diciamo, lo stato d'arte, ad avere finalmente i pareri di entrambi i ministeri, considerando naturalmente il presupposto fondamentale poi per procedere al corso dell'esame in commissione, e come ho avuto modo di dire anche qualche giorno fa in altre occasioni, ci sono ancora alcuni punti, alcuni nodi da sciogliere, da chiarire, legati ad esempio anche ad alcuni dati significativi che sono emersi dall'ultimo rapporto ISCA, che citava prima la dottoressa, sulle dinamiche del consumo di suolo e su una, diciamo, alcune definizioni, alcune scelte che vanno a toccare gli aspetti relativi alla riqualificazione e alla rigenerazione urbana. Però se dovessi dire, diciamo, qual è la mia sensazione, è che una di quei vari fronti complicati, difficili, sui quali però forse più che in passato ci sono le condizioni per provare a fare un passo in avanti anche nella normativa nazionale. Riguardo invece alla prima parte della domanda, io credo che non sia un caso isolato. Intanto mi pare che anche qui in maniera molto graduale e magari anche per piccoli passi, però sta progressivamente entrando anche nel dibattito, nelle aule parlamentari, questo lo reputo un fatto sicuramente positivo, una maggiore consapevolezza dell'importanza dei temi legati da un lato al contrasto al dissesto idrogeologico, quindi alle iniziative che in questo anno sono state intraprese per dotare il nostro Paese anche di una politica strutturale di contrasto al dissesto e di iniziative sul tema della difesa del suolo, e contestualmente di legare questo obiettivo, che ha molto a che fare con la messa in sicurezza del territorio, al tema anche della riqualificazione dei corsi d'acqua e dei fluviali di cui appunto oggi parliamo. È evidente che non credo che,
il punto di caduta o di soluzione finale sia nell'articolo del Blocco Italia e la parte pure importante che è contenuta in un altro provvedimento che sta proseguendo il suo iter al Senato, il collegato ambientale, che contiene diverse misure significative su questi temi. Credo che sia una politica complessiva che ha bisogno poi di scelte conseguenti. Penso ad esempio all'articolo che citava contenuto nello Sblocco Italia, legato appunto alla programmazione per i prossimi anni delle risorse da destinare al contrasto al dissesto idrogeologico, nel quale durante l'esame parlamentare sono stati inseriti appunto quegli elementi di maggiore integrazione relativi alla difesa del suolo e alla riqualificazione dei corsi d'acqua, quindi tenendo insieme gli obiettivi delle direttive acqua e della direttiva migliore. Chiaramente questi demandano poi ad una conseguente responsabilità da parte, da un lato, del livello centrale, quindi del Ministero dell'Ambiente, che dovrà approvare attraverso il DPCM del Presidente appunto del Consiglio dei Ministri l'individuazione dei nuovi interventi contenuti negli accordi di programma con tutte le singole regioni e delle regioni stesse che in base appunto a questo stesso articolo dello Sblocco Italia individuano la figura del Presidente della Regione, appunto il commissario straordinario per l'attuazione degli accordi di programma. Quindi quello che abbiamo indicato come criteri, come principio appunto per l'individuazione e l'attuazione di questi interventi, poi dovranno trovare, compreso la destinazione del 20% delle risorse a quegli obiettivi, dovranno al miglioramento dello stato ecologico del corso d'acqua, alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema, dovranno poi trovare rapida attuazione nella definizione dei contenuti dei singoli accordi di programma e degli interventi. Accanto a questo metto il lavoro che la struttura di missione Italia Sicura, c'è stamattina il coordinatore Erasmo D'Angelis, ma il lavoro che sta compiendo e che noi dall'osservatorio parlamentare naturalmente stiamo cercando di sostenere, sia con delle scelte di affinamento legislativo sia con l'indicazione anche di uno stimolo a dare attuazione al punto ad esempio relativo alla definizione delle politiche nazionali per la definizione degli interventi. Non so che anche la CIRC insieme ad altri soggetti che sono attorno a questo tavolo è coinvolto, quindi questa, mi sento di dire, al di là dei tempi in cui questo verrà realizzato, è un'occasione importante da non sprecare per provare a far confluire in quel ragionamento gli obiettivi e i criteri di cui anche oggi si è parlato. Accanto a questo, credo che sia prioritario per noi, almeno quello su cui stiamo lavorando, anche se oggi l'attenzione è più concentrata al Senato, l'approvazione del collegato ambientale, che ha una parte non indifferente sulla riforma dell'autorità di distretto dei bacini, sia della governance sia degli strumenti, in un'ottica di pieno recepimento delle direttive comunitarie, ma anche di attuazione, come dire, degli obiettivi di semplificazione e di effettiva realizzazione degli strumenti di pianificazione e di programmazione a cui si faceva riferimento. Su questo tema mi pare che non ci siano particolari stravolgimenti al Senato. Noi lo stiamo seguendo a stretto contatto con i senatori, perché visto l'iter anche qui abbastanza lungo che ha avuto il collegato, ci piacerebbe che arrivasse, come dire, a posto alla Camera, in modo che potessimo approvarlo senza ulteriore riaprire la discussione e come dire, di riaprire appunto il tema. Però su questo punto, su cui non mi pare ci siano stravolgimenti particolari, né sull'articolo di riforma degli distretti idrografici, né su quello importante che è stato il frutto anche del lavoro culturale che in qualche modo noi abbiamo raccolto nella discussione fatta alla Camera sulla istituzionalizzazione dei contratti di turno proprio come strumento di programmazione degli interventi che rispondono a questi obiettivi. C'è però una parte rilevante con un emendamento presentato all'articolo 39 che riguarda appunto la gestione degli sedimenti e tutto quello che so che è a cuore appunto anche dei nostri ragionamenti, su cui il Ministero ha espresso un parere favorevole, ci sembra, e quindi siamo a
attualmente fermi ai primi articoli, che hanno votato in commissione prima a votare l'articolo 11, poi si parte all'articolo 39, però mi pare che anche lì ci sia in qualche modo da prefigurare un recepimento nella definizione dei contenuti del piano di gestione dei sedimenti, che raccoglie alcune sollecitazioni, alcune proposte che sono venute anche da questo contesto. Quindi mi sembra che un lavoro in itinere c'è, che si stia provando a adeguare anche la nostra normativa raccogliendo gli spunti che vengono appunto dal lavoro e dall'elaborazione che viene fatta. È un quadro che si compone attraverso misure magari non organiche quanto vorremmo, perché sono un po' sparse in diversi provvedimenti e poi competono diversi soggetti, però diciamo, noi diamoci l'obiettivo e cerchiamo di lavorare in quella direzione. Bene, ringrazio l'onorevole Braga.